Buongiorno, buongiorno a tutti. Allora, ho deciso questo weekend che dato che... Aspetta che lo andrò... Oh, ok. Ho deciso questo weekend che dato che non ha giocato il Milan e non giocherà il Milan fino a mercoledì, martedì col Napoli, parlerò delle altre big, quindi parlerò delle partite delle altre big, iniziando da ieri sera da Napoli e Atalanta. Allora, ieri era pomeriggio, alle 15 mi sono guardato Napoli-Lecce. Sinceramente, dopo la goleada che ha subito il Lecce, io mi sarei aspettato un altro tipo di partita, anche se è vero a livello statistico che di solito dopo la goleada c'è lo 0-0 o il pareggio. Devo dire che però dal Napoli mi sarei aspettato qualcosa di più, anche in virtù del fatto che fino ad ora ha fatto le vittorie, le ha fatte, i punti li ha fatti e quelli nessuno glieli toglierà. Cioè, guardate che quei punti che il Napoli sta raccogliendo, che uno dice no, vabbè, ma con chi ha giocato? Sì, ma uno fanno morale e quindi vincere aiuta sempre a vincere. Seconda cosa, attenzione perché quei punti là, poi, a fine campionato, sono lì in bacheca, nessuno glieli toglierà. Quindi è inutile il commentino, dice, ma il Napoli vince ma non gioca mai bene. Sì, giusto, analizziamo la partita. Però se tu tutte le partite le porti a casa, è così si vincono pure i campionati. Quindi siamo cauti su questa cosa, perché poi non è detto che il Napoli, adesso che avrà il tour de force, necessariamente perderà tutte le partite, a partire poi da quella col Milan, perché ora il campionato del Napoli si complica, che adesso c'è il Milan, c'è l'Atalanta, la Juventus, no, con la Juventus forse ha già giocato, comunque c'ha tutte le big, ho visto una sfilza di big, o se non è big è una trasferta complicata tipo Torino, quindi... Vediamo, sicuramente una cosa è certa, capiremo il Napoli dove vuole arrivare, come ci può arrivare al termine di questa decina di partite che arriveranno adesso. Perché sicuramente fino adesso il non aver avuto le coppe ha aiutato, però è anche vero che, come uno dice, ma ha giocato con tutte quelle della parte destra. Sì, e allora dov'è il vantaggio di non aver avuto le coppe? Perché non mi pare che quelle della parte destra hanno la Champions League, quindi si usano sempre due pesi e due misure nella valutazione di un avversario. Quello che voglio dire è che il Napoli, spero non abbia tappato il microfono fino adesso, dicevo, quello che voglio dire è che il Napoli, ieri, andando sulla partita di ieri, sinceramente, allora, ha meritato la vittoria, perché comunque la partita l'ha fatta il Napoli, ma io rimango sempre del mio avviso, in casa, con Lecce, ci mancherebbe altro che non fare la partita. Poi la vince con un golletto, verso i minuti finali, insomma, il Napoli di Conte finora è questo. Sicuramente non è stato, non dà l'impressione di essere una squadra che possa ammazzare il campionato. Se in questo momento io devo puntare un euro su chi vince il campionato, non lo punterei sul Napoli, nonostante sia primo, lo punterei più sull'Inter per dirne una, no? Però finora, no? Napoli, Inter, Juventus, Milan, tutte quante hanno dato idea di non essere delle corazzate imbattibili. Nessuna ha dato idea di essere la squadra che può prendere il largo come ha fatto l'Inter l'anno scorso o come ha fatto il Napoli 2 anni fa. Sembra più un campionato stile 2022 molto equilibrato che si deciderà nella volata finale di primavera. Andando sugli episodi, ieri Di Lorenzo manca un rosso perché manca il secondo giallo e di conseguenza sarà presente nella partita di Milano. Non mi interessa perché sinceramente non temo più di tanto Di Lorenzo, un giocatore che non mi piace, quindi sinceramente non è che mi cambiava più di tanto la squalifica. Poi segnerà col Milan, rimango della mia opinione. Sicuramente questo andare vieni di eventi non sta agevolando la partita del Milan, perché mancheranno Theo e Reinders che dovevano esserci, ma a Bologna hanno deciso che col sole non si poteva giocare sabato. Ma quello è un altro discorso. Di Lorenzo deve essere squalificato a norma di campo e invece sarà in campo. Sicuramente il Napoli ci arriva meglio di noi, magari non come prestazioni fisiche, perché per la prima volta il Napoli giocherà dopo 3 giorni, ora col turno infrasettimanale, mentre il Milan è abituato, però è chiaro che il Milan arriva con una settimana di riposo e il Napoli no. Questo però non è un vantaggio che il Milan né avrebbe voluto né voleva, quindi non se la prendano con il Milan qualora dovesse portare a casa il risultato. Vedremo, vedremo. Vi dico già che secondo me il risultato più probabile di martedì è il pareggio, però ne parleremo poi più avanti. E andiamo all'Atalanta. Chiedete scusa a Roberto Mancini. Quando Mancini portò Retegui nella nazionale italiana e Retegui di conseguenza per un trasferimento
politico, fu portato in Serie A perché doveva essere la punta della nazionale. Tutti quanti invocavano Balotelli, un giocatore che non stava facendo assolutamente nulla, invocavano Lucca, perché Lucca stava facendo qualcosina, e tutti quanti davano contro al CT Roberto Mancini. Io Mancini l'ho difeso sino all'ultimo giorno del suo percorso, perché secondo me Mancini prende una nazionale disastrata dal post Ventura, costruisce un gruppo magnifico, vince un europeo magnifico. Successivamente vengono fuori i limiti di quei calciatori che Mancini aveva straesaltato, ma era arrivato l'apice con l'europeo, non poteva chiedere di più di quello. Porta forze fresche e tutti lo criticano. E io dissi: guarda, Gheretegui, secondo me è un grandissimo calciatore. Non è un top player, ma è uno che può fare la punta della nazionale, è uno che ha il gol nelle corde. Oggi che è allenato ed è in una squadra forte, perché attorno non c'ha delle pippe come c'erano nella nazionale italiana, ma c'ha una squadra forte, che è l'Atalanta, si viene fuori il vero valore di Retegui. E Retegui è un attaccante forte. Quindi a Mancini qualcuno dovrebbe chiedere scusa, opinionisti TV o opinionisti web. Come qualcuno dovrebbe chiedere scusa a Paolo Maldini, lo dico sinceramente, perché De Ketelaer sì, non ha iniziato come l'anno scorso, ma ieri, nella partita di ieri, rapportato al fatto che il Verona ha fatto un disastro ieri, però ieri De Ketelaer e Lookman straripanti, mondiali, e le qualità De Ketelaer ce l'ha, il problema di Ketelaer è il carattere, purtroppo, e io ritengo che qualora anche oggi andasse al Milan farebbe male, perché non... Per me non è pronto per fare, cioè, non credo che neanche mai lo sarà, però in una realtà come l'Atalanta, molto giovane, molto fresca, con un allenatore come Gasperini, lui le sue carte le può ampiamente giocare. Sulla partita non c'è niente da dire, l'ho già detto, il Verona è un disastro totale, Lookman è un fenomeno che secondo me deve giocare nei top 5 club internazionali, è veramente un fenomeno. Io fossi nel Bayern Monaco ci farei un pensierino, lo vedo perfetto per il Bayern Monaco di fianco a Harry Kane, o per un Barcellona. Per me Lookman è un fenomeno, lo ripeto, mi è sempre strapiaciuto, il colpo più bello che potesse fare l'Atalanta di Percassi. E l'Atalanta è forte. L'Atalanta è forte, ma è molto discontinuo. È un problema che si porta dietro da anni. Vince 6-1 una partita, quella dopo ti fa lo 0-0. E nel computo finale, dove punti a vincere uno scudetto, perché l'Atalanta ha vinto l'Europa League l'anno scorso, quindi non mi raccontassero puttanate, a tutti gli effetti una big e deve puntare a vincere lo scudetto. Paghi dazio poi a un certo punto. A un certo punto paghi dazio perché non puoi, diciamo, sperperare punti per strada nella continuità. Sulla partita di ieri non c'è niente da dire, li hanno piallati, l'hanno chiuso al primo tempo, hanno fatto una grande gestione nel secondo tempo, e il Verona un completo disastro, Verona che sembrava partito molto meglio quest'anno, ma si è poi perso nei meandri autunnali, quindi a questo punto dico che la prima giornata col Napoli erano più demeriti del Napoli, di un Napoli che non credeva in se stesso, che meriti del Verona. Aggiungo che ho avuto ragione anche su Buongiorno, perché poi in quella partita Buongiorno non c'era, ma da quando è entrato Buongiorno nei meccanismi di Conte il Napoli non perde mai, e quindi un top player assoluto. L'Italia doveva ripartire da Buongiorno e Retegui, ma l'ha capito troppo tardi. E niente, questo è quanto. Altra notizia di giornata: Balotelli va al Genoa. Io spero che faccia bene, lo dico da non estimatore di Balotelli, però sarei contento se si prendesse un'ultima soddisfazione della carriera. Però se vi devo dire che credo che faccia bene, vi dico no. Secondo me non arriva a quei 10 gol, però spero veramente di sbagliarmi, perché non ho nulla contro Balo. Detto questo, mettete mi piace al video, condividetelo, iscrivetevi al canale, seguitemi su Instagram, Twitter e TikTok. Mi raccomando, iscrivetevi che ci siamo, ne mancano 7-8 per i 12.007. Sempre Forza Milan. E purtroppo non possiamo parlare di Milan, perché c'è il suo abbonamento.